Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Loom. Dunque, l'ultima volta avevamo preso degli incantesimi, abbiamo sbloccato anche una nota e poi mi ero un po' impallata. Però io ringrazio sia Retro Coach 16 che Simone perché mi hanno dato, insomma, un ottimo consiglio che onestamente non ci avevo pensato. Siccome, che ne so, alcuni incantesimi possono significare aprire. Se io metto le note al contrario, diventa chiudere. No, onestamente c'ero arrivata. Quindi grazie di cuore, sennò penso ci invecchiavo. E quindi noi avevamo, diciamo, come avevo visto io, insomma, DCDD che era prendere il colore o far diventare verde, ma in questo caso era tipo prendere il colore. EC e D aprire, quindi immagino che D, EC e sia chiudere a questo punto. CDDC, riempire, illuminare. CFCC, uragano, girare. GFFE, gocciolare. CFGC, loom, quindi proprio il telaio che fa queste note. DEDC, ruotare, muovere. Quindi potrei provare a vedere se obiettivamente mi funziona questa cosa. Con questo che io ho aperto. Se io faccio le note al contrario, quindi D, E, C, E, me lo chiude? Facciamo questa prova. D, E. C. E. Grandissimi, grazie, grazie, non c'ero proprio arrivata. Non c'ero proprio arrivata, onestamente, siete dei miti, grazie. E che ci ho guadagnato a chiuderla, secondo voi? Boh, vabbè, abbiamo visto che funziona, quindi forse mi posso sbarazzare a questo punto di quell'uragano, insomma, di quell'affare in mezzo, usando l'incantesimo contrario. Proviamo. Perché se no di qua non è che saprei cosa fare, onestamente. Vabbè, è necessaria ogni volta la musichina. Senza offesa per Loom. Allora, l'organo era CFCC. Quindi io mi avvicino. Spero funzioni. Ok, quindi in teoria potrebbe essere CCFC. Ah, io vi adoro. Grandissimi. No, non ci sarei mai arrivato, onestamente. Proprio never. Oh, siamo arrivati su un'isola. È successo? G. Ah, ma ha sbloccato la G! Grande, grande, grande! Ok. Sembra molto futuristica lì la cosa. Allora, vediamo la stella marina. Non ce ne frega della stella marina. C'è qualcosa che ci può interessare da sti pizzi. Ok, va lì in fondo. Wow, la foresta che bella! Molto bella la foresta. Altri gufi? No, dov'è? C, G, C, G. Halt! Who goes? Fermati, chi va là? Looks Sembra che like a sta scrawny cercando di runt trying to intrufolarsi nei sneak into our nostri fort. villaggi, nei nostri Sneak? posti. You call that sneaking? Ah, e questo lo I heard chiami them come intrufolarsi? all the way in from L'ho down. sentito Thought you arrivare were dalla going to città. fleece some shepherds, did you? Maybe we ought to take the shears to you instead. Ascolta, sto Listen, I mean, I'm not cercando. looking for sheep or trouble. Non sto I'm cercando looking for guai. a Sto flock of swans. cercando dei cigni. Swans? Cigni? Swans? You know? Beh, sai.
birds. Uccelli. Oh, ah, cigni, giusto. Avremmo dovuto saperlo. Tutti vengono qui e vogliono vedere i cigni. Dai, mo direi che sei un mago. E che volerai via insieme agli uccelli. Mago? Tu non sarei mica il grande mago? Quello che, di cui parla Fliss? Beh, è vestito come un mago. Non lo so. Non sembra potente, secondo me. Neanche secondo me. Beh, non lo sapremo, insomma, se noi facciamo fare qualcosa. Dai, mago, vediamo un po' di magia o qualcos'altro. Mi stanno palesemente prendendo in giro. Allora, io potrei fare l'incantesimo, quello CGCG, onestamente. Ma io salvo. Non lo so, questi se mi ammazzano. Cioè, ripeto, è Lucas, non è Sierra, però che cacchio lo so. Allora, CGCG, l'incantesimo che hanno detto loro. Ah, devo prima puntare a qualcosa. Punto direttamente a voi? Ah, ok. No. Che poi che cosa potrà significare? Io come lo metto? CG, CG, cosa significa? Significa guardie, perché non ho idea di che cosa posso mettere al momento. E che incantesimo posso usare con questi? Ma che ne so, c'ho tutti incantesimi inutili addosso alla gente. Vabbè, io li provo. Qualcuno andrà bene? Questo non gli piace. Beh, non credo che aprire funzionerà, che gli apro. Pare brutto. E C E D. Ah. Illuminare, forse? C di C. Vabbè, rimaniamo qua fino a domani. Li faccio girare forse. C F C C. No. Li faccio gocciolare. G F F E. L'incantesimo dell'Um, allora, direttamente. C, F, G, C. Guarda, è l'ultimo a ruotare, eh? Cioè non è che ce ne sono molti altri. Non ho l'incantesimo giusto. Well, that draft didn't seem to e se provo a fare good. L'incantesimo che mi hanno fatto loro, ma al contrario. G. C. G. C. E allora non lo so. Non c'è nessuno migliore di noi nello stealth. Devi fare meglio di questo per poter passare. Vabbè, allora tornerò, signori, che posso fare? Me ne vado da qua. Non mi fate passare, me ne vado. Addio. Come on, lads. He's had enough. Let him go. Ok, lasciamolo andare. Qualche tipo di mago, eh? Non ti incastrare nella tua veste, piccolo mago. Beh, torniamo al lavoro. G, C, G, C. Forse è diventare invisibile. Diventare, perché parlavano di stealth, invisibile. Diventare invisibile sarà, probabilmente. Che potrebbe essere utile, tipo qua, che ne so, nella città, non lo so, vedremo. Guarda che carino come diventa piccoletto. Wow, veramente futuristica.
Ricorda un po' Il Mago di Oz, il film quello degli anni 30 che mi è piaciuto un sacco. E il castello del Mago di Oz è tutto un po' sul verde, chissà se hanno ripreso da quello. Qui c'è una coppa, ci arrivo in qualche modo. Io non so se può fare dei giri. Ok, dalla passi. Qui fa una sorta di ponte. C'è anche una campanella. Guarda il giro che sta a fare. Ah, c'è la porta che è chiusa. Cristallo. Proviamo a farla aprire. E C e D. No. No, that's not right. Illumino il cristallo. Well, that didn't work. Prendo il suo colore. E se divento invece invisibile? That didn't help at all. Che cacchio. Well, that didn't Ruotare e work. muovere. E allora non lo so. No, that's not right. Non è semplice capire che cosa vuoi fare con questo cristallo. Non lo so. That must not be the right draft. Io sono d'accordo con te, Kiko Kocco, ma non lo so. Non c'è modo di arrivare alla campanella. Mi sa che così esce. Va bene, al momento non posso arrivare né alla campanella né alla coppa, perché a quanto pare c'è quella sorta di cristallo che mi chiude la visuale. Proviamo a uscire dall'altro lato, vediamo che c'è. Salve! Can barely hear what Non they're riesco a saying. sentire quello che dicono. I trust your excellency is pleased with our progress? That Stai all facendo dei depends progressi? on how Dipende. far this sphere can Dipende da help me questa sfera quanto see riesce a farmi 4 hours, vedere. most assuredly. 4 Perhaps ore. six with a bit of Forse luck. 6. Only Solo 6 six ore? spheres? L'avevo proposto. But Che I richieste expressly 6? requested 8, 8. scusate. Every sphere is Ogni sfera è unique, unica, Bishop. Bishop. It is È impossible to impossibile accurately predire in predict maniera how well accurata this quanto sphere will funzionerà questa perform. sfera. I need Ma ho at bisogno di least almeno 8 8 ore. hours. 8 8 ore, hours, Master Master Crucible. Crucible. See to it. 8 ore per fare cosa? Per vedere dalla sfera di cristallo. Alla sfera sicuramente non posso arrivare. Qui ci sono sempre questi cristalli in mezzo, c'è da dire. C'è questa sorta di campanello. Huh. A glass bell. I wonder what will happen if. Ah, allora. Oh cacchio. Praticamente era una campana di vetro. Mi chiedo che cosa succede se I'm dizzy. mi sento rimbambito. Ma, Guarda! look! Who are you, Chi lad? sei? Tell us what you think you're doing up Che here. stai facendo lì? I'm Non not ne sono sure I sicuro, ho just suonato la rang the bell. campana. Well, I'm sorry, but you're Mi not supposed spiace, to ma be non here. dovresti essere Step qui. back under the lens, Allontanati please. dalla This is a restricted lente. area. No Questa è visitors un'area allowed. ristretta. Good day, Arrivederci. sir. Quindi quella lente mi fa da teletrasporto. Sta campanella di vetro mi fa andare I guess I'm not supposed to go up there. lì. Non posso andare là sopra. A meno che fino a che ci sono quelli.
La sfera di cristallo proprio non mi ci si avvicina neanche. Non mi fa fare un giro qua dietro, perché non si capisce bene dove posso andare, onestamente. Ci vai qua dietro? No, qua dietro. Non ci va, ok. Lì è là sopra dove stavano aggiustando quell'affare dove sono salita io, giusto? Lavoratori. Però se divento invisibile. Doesn't seem to affect them at all. Se divento invisibile, forse posso anche stare là sopra, no? Prima di suonare la campana. Sì, io vedo. Mango qua, no? Però vorrei che non entrasse, rimanesse qua così, eh. Ok. E faccio C, G, C, G. Porca vacca. Well, that draft didn't seem to do Vabbè, much ma aveva good. senso, no? Diventavo invisibile, quelli non mi vedevano quando mi teletrasportavo. Pare no, pare non abbia senso. Va bene. Va bene, va bene. Allora, dove altro possiamo andare? Qua posso andare? Che strani sti cosi. Mo' va a capire se c'è qualcosa che si illumina o meno. Pare di no. Ok, qua c'è una targa. Benvenuto Welcome to Crystal Guard, al Crystal stranger. Guard, I'm straniero. Master Sono Master Goodmold, Goodmold, 31st in the Noble Guild of trentunesimo Glassmakers. della Guild And who might you be? Makers. Che ti My name porta is qui? Il mio Bobbin. nome è Bobbin. Bobbin Bobbin Threadbare Threadbare, of the del Noble Guild of nobile gilda Weavers. dei Weaver. Weaver! Weaver? Tell me, is it true that to peer beneath a weevil's hood brings instant È agonizing vero che death? porta una morte I honestly don't agonizzante o know. qualcosa? Non lo Nobody's ever so. tried it with me. Nessuno ci ha provato. You have such a Hai una wonderful view of bellissima the vista del sky cielo da here. qui. Have Hai you noticed a flock of visto swans per caso flying dei this way? cigni volare da questa parte? Swans? Cigni? Cigni? Swans? Sai, No, uccelli? birds. Yes, Sì, cigni. swans! No, I haven't heard of any No, swan non ho sightings. visti. Look around your heart's Comunque, dai content, un'occhiata a Weaver Weaver Threadbare. Threadbare. E And ricordati, remember, se lo compri, if lo you rompi, lo break it, compri. you buy it. Allora, intanto volevo vedere la targa. È una tomba. E non c'è, guarda. Soft Shard, wife of Lucent Bottleblow, here attain final clarity. Ok, l'ho vista. E se la faccio tipo aprire? Attenzione. Oh. Don't think I'll try that one again. Mi sa che non lo farò di nuovo. Però me l'ha fatto fare. E se la faccio spostare? D e DC. Aprire me lo fa. That's obviously not the right draft for Graves. Se lo faccio girare. Aprire è giusto. Io non so se lo devo rifare in verità. Lui ha detto di no. Però magari è la classica cosa che se lo faccio più volte poi succede qualcosa. Don't think I'll try that one again. No, continua a dire mi sa meglio che non lo rifaccio.
Near this spot, loosen bottle blow, la nobile gilda dei glassmaker, quindi quelli che lavorano il vetro. Prova ad aprire anche questa. E C e D. Non capisco, cioè me lo fa fare, però poi non cambia niente. Lui dice no, basta, non lo faccio più. L'altro ha detto chi rompe paga, quindi sì, non è carina come cosa. Au, eccoci. E quindi non passavo da là. Calice. È bellissimo, non ho mai visto niente che si illumina così tanto. Neanche le lunghe tappezzerie. Che tipo di vetro è? È stato fatto da un singolo diamante. Ma io pensavo era fatto dai maestri del vetro. Lo siamo, caro amico. Questo è il Chromax Condorbore. L'ha portato il nostro fondatore Lucent. Il suo lavoro è in tutto il museo. Non ho letto. Ah, praticamente c'è questo drago che ha distrutto tutti i lavori. Ha rovinato il museo e ha preso alcuni tesori. È stato terribile. Tempi miserabili. Anche la prima sfera è stata presa, è persa per sempre. Ma è anche ancora il Condrum. Siamo fortunati. La Gilda dei Vintner. Questo è l'unico esempio rimanente. Sono curioso. Perché di diamante e non di ghiaccio? E di vetro? Non ho idea. È Condrum, sai. Questa è tipo la guida, praticamente. Immagino non potrò prenderlo. Quindi, a quanto pare, questo drago ha distrutto tutto. Io provo a aprire anche questo, come il resto. Sì, scusa. Sì, dammi il tempo. Ok. Faccio danno. È diamante, intanto non si rompe, non è vetro. No. That didn't help at all. E se lo faccio diventare invisibile, così lo inguatto? Didn't work. E se lo faccio muovere? Vabbè. Quindi al momento non posso fare niente. Dai, esci da qua. Dai. La campana. Queste mi teletrasportano sempre. Ah, ma teletrasportato lì, pensa un po'. Ah, vedi, mo lo fa. Prima no. Perché prima no? Boh. Non ho capito, onestamente. Forse mi ero bloccata un po' prima. Qui non c'è altro. Posso fare? Non so se posso andare sulla sinistra. Sono uscita solo. Allora, che... Rientra un attimo. Oddio. Ok. Posso guardare il cielo dai buchi? No. Va bene, direi me ne vado a questo punto. Questi che sono sti cosi? Sì, c'è questo problema di base che io non capisco cosa si illumina o meno, dove posso andare o no.
Ok, ho fatto il giro praticamente. Ma sta linea rossa cos'è? Cioè, nel senso, si vede male il gioco forse? Credo si vede male il gioco, non credo sia voluta. Allora, io potrei tornare indietro perché ho sbloccato la G. E mi serve diventa invisibile qua nell'altra isola. Con la G posso fare anche quello del loom, del gocciolare, che però non ho idea del significato. E non lo so, perché qua al momento non ho incantesimi adeguati, a meno che posso farli al contrario. Ma non posso tornare indietro? Non c'è più il bastone. No, non posso tornare indietro. Oh cavolo. Pensavo di poter fare indietro quando volevo. Avanti e indietro. Ripeto, Lucas, in teoria non dovrebbe essere un problema. Spero. Qua io non so se posso fare altro nella foresta. Quelli mi fermano. È tornato, anche noi. Non saprei onestamente. Ma è da qualche parte, piccolo mago? Ma guarda questi. Boh, no, secondo me non ce l'ho l'incantesimo. E quindi devo fare per forza qualcosa lì nel museo. Perché non posso tornare indietro. Ero convinta che potessimo tornare all'inizio, invece si attaccava al cavolo. Eh sì, l'ho capito, è diventata invisibile. Io volevo diventare invisibile ed entrare al museo, non me l'ha fatto fa. Però secondo me devo farlo. Devo riprovare. Ah, per diventare visibile è CGCG. Invece loro per diventare invisibile è GCGC. Ecco perché. Ok. Quindi per diventare invisibile è questo. È GCGC. Eccolo, l'ho capito. Allora, mi devi andare. Oddio, dov'era? Di qua. Quindi è visibile così. CGCG. Invisibile GCGC. Mo mica mi ricordo come ci si arriva alla campana. Ecco, se io volessi far diventare invisibile questo, dovrebbe essere quindi GCGC. To choose my drafts more carefully. Oddio, ma non mi ricordo come si arriva da quegli altri.
Lì devo essere invisibile al 100%. Infatti mi sembrava strano, non me lo faceva fare onestamente. Da qua praticamente. Dove stanno i lavoratori là? Allora io vorrei diventare invisibile prima di salire. È possibile farlo? Ok. GCGC. I need to choose my drafts more carefully. Perché non me lo fai fare? Va, ha senso? Stop her. Over non ci credo. I don't believe this. Looking for trouble. Stai cercando guai, vero? Sicuramente l'hai trovato. Not the only one in trouble if Crucible finds him up here. Not to mention what will happen if we get behind schedule. Listen here, lad. Senti, noi abbiamo del lavoro segreto da fare, non troppo tempo per farlo. Perché non capisci la parola di significato di segreto? Sì, ma è molto importante che io... Dai, vai sulla lente, su. Stupido. Hai detto bene. Io voglio diventare invisibile. Perché non me lo fai fare? Quei due daranno un po' di problemi. Però se tu, cretino, diventassi invisibile, come ti ho detto di fare? Didn't work. A meno che da fuori che mi vedi i lavoratori, se no che senso c'ha che mi li vedi da fuori? Però aveva senso anche dalla campanella, onestamente. Ok. Oh. Mi chiedo se abbia funzionato. C'è solo un modo per scoprirlo. Quindi in teoria dovrei essere invisibile. Ah, sono invisibile ai loro occhi. Quindi non è che io sono invisibile. Ecco perché devo puntare sui lavoratori. Io pensavo che eravamo noi invisibili. Dai. E vedi che mo sono invisibile. Our esteemed Bishop Mandible cuts quite a figure, doesn't he? I don't doubt the Crucible is getting tired of bowing and scraping to him. Why would the clerics want a scrying sphere? Perché il chierico vuole questa sfera? Non credevo credesse nel futuro. But Crucible appears to think that they're up to no good again. Then why would he do business with them at all? Let alone sell them a sphere. Well, you know Crucible. Lo conosci Crucible? Venderebbe anche sua madre. Se i chierici pagassero in cash, in soldi. Still, I'm certainly pleased that Crucible's not taking any chances. This scythe might become very useful if our friend. Eppure potrebbe essere utile se il nostro amico Bishop. Ouch! Yes. Fosse meno trasparente con noi. Quindi loro non sono, cioè non sanno perché stanno facendo questa cosa. Molto utile. Qui c'è la campanella per tornare indietro. Quindi ho sentito questo dialogo e qui c'è questo affare qua. E che posso fare? Questo taglia. Qui c'è un'altra campanella, mi teletrasporta forse da un'altra zona. Posso fare qualcosa qui? Proviamo a muoverla. D, E, D, C. Guess that draft isn't going to help me here. Proviamo a
Beh, prima la preghiera ha funzionato di là, ma non credo. Well, that didn't work. Quindi praticamente il tipo lì della sfera dice, ma diciamo, loro non crede nel futuro. Perché allora ci tiene così tanto che facciamo questa cosa? Per soldi, a quanto pare. Dice, venderebbe pure gli occhiali di sua madre per soldi. Con loro non posso fare nulla, lavoratori. E lì c'è l'altra campanella. Vediamo se mi può teletrasportare da un'altra zona. Mi ha portato alla sfera. Ah, vediamo il futuro, vedi? E, F... E, F, F, E? E li ho spaventati, ok. Posso rivederla un attimo perché per scrivere mi sono persa un secondo la scena. Dovrebbe essere E, F, F, E? No? Questa è un'altra, oh. Ho spento un fuoco? Non mi fai rivedere più la scena di prima? Il cigno. C, F, G, C. Questo è cigno. Però, cioè... Ah, C, F, G, C è quello del loom. Ok, ok. Che ricollega questo del cigno. Ok. E, F, F, E dovrebbe essere quello contro guardie. Si spaventano addirittura. Però io mo non ho visto se era EFFE. Magari me lo fa rivedere. Perché sai, per scrivere mi sono un attimo persa. Eccolo. Ok. Quindi contro le guardie va bene questo EFFE. Perfetto. Ottimo, possiamo tornare indietro. E finalmente possiamo passare. Qui non so se dobbiamo fare qualcosa pure con questo affare che stanno lavorando loro. Però al momento anche chi se ne frega. Cerchiamo di superare quelle guardie. Esci da qui. Allora, dobbiamo tornare indietro. Palazzo enorme comunque. Mo fanno tanti gli spavaldini e vedi come li frego. He's back. So are we. Allora, E F F E. It might help to point. Ah, sì, sì, che palle sta cosa. E F F E. Mo vi cagate sotto, eh?
Oh, siamo diventati un drago. Ha funzionato. Divertente, non mi sentivo molto spaventoso. Quindi diventa drago? Diventa drago? C'è da dire che se io divento drago nel museo, penso si cagano tutti sotto perché il drago ha distrutto il museo. Immagino. D, E, F, A, che non ho. Forse saltare? Hey, you... Ehi, tu! Get away from here. Levati da qui. No, I've got to go and round them all up again. Non mo devo farli spostare di nuovo. Ed è meglio che tu non ci sarai quando torno. Forse saltare? Go on now. E per tornare indietro fanno A, F e D. Il problema non ho ancora la A. Non so se saltare o comunque indirizzare, non lo so. Vediamo se possiamo parlare con l'allevatore qua. Poor fella. He must have poveraccio deve aver avuto una lunga notte, quindi sta dormendo. E quindi non posso passare? Sì. Lo ignoriamo a questo. Tanto finché non sblocco la A non posso saltare. Cioè non posso far saltare ste pecore, poi non lo so. Ma questo cos'è? Un bug o è qualcosa? Forse è un bug. Tombe? Ecco il villaggio. Oh, il piccolino. Io salvo, perché non si sa mai. Siccome vedo qualche baghettino grafico, non vorrei che si impalla. Hello there. Salve. Chi l'ha detto? Sono stata io. Il mio nome è Fliss, la prima scelta della Gilda dei Shepherds. Volevo parlare. Abbiamo un grave problema. Che tipo di problema? Pare ci sia un drago nelle vicinanze e ha un grande appetito per queste pecore, praticamente. Riesce a vederle da miglia di distanza. Il drago ne ha prese tantissime. I chierici? Ho visto Bishop. Bishop Mandible? Ha ordinato centinaia di pecore. That had occurred to us sì, servono a noi. You noticed our increased patrol in the forest. We'll deliver the abbiamo mandato queste pecore ai chierici, ma non ci possiamo fidare di loro. Solo un mago può salvarci. Ho visto che hai notato la mia piccola amica. Pare che non stia benissimo. No, infatti. La mia musica di guarigione sembra che non l'aiuti. C, A, A, C. Guarigione. Vorrei poter fare qualcosa per lei. Il problema è che finché non sblocco la A è tutto molto bello. Vediamo se lei dice altro. Non parla più? Mi vede solo la pecora? Con lei non parla? Strano. I suoi occhi sono aperti, solo un pochino. Prova di nuovo. Vediamo il suo rifaccio. I suoi occhi sono di nuovo chiusi. Forse devo cantare un po' più piano.
No, non funziona. Perché non lo posso fare io l'incantesimo. È troppo difficile per lui. Qui il fuoco, niente. The flock is out to pasture. You'll find them there. Go for Vai, mago. And may you return safely to our fold. E praticamente torna al sicuro, insomma. Posso entrare solo lì? Cioè, tutto il villaggio posso entrare solo qua, sta pecora? Bah. E le tombe? Cimitero. Alcune di queste tombe sono molto vecchie. Ma davvero posso entrare solo là? Ah, che sola, io volevo vedere il resto del villaggio. Prima non c'erano le pecore, ma è pieno. Fleece was right. They really are easy. Sono molto facili da trovare. E se le faccio diventare invisibili? GC, GC. Well, that non ha funzionato. Beh, aveva senso, no? Fare diventare invisibili. No? Ma il fatto che le tombe siano vecchie non ci faccio niente. Some of these graves. Mi pare anche strano non vada nel bosco. Parlava del bosco la tipa. Come sblocco la lettera A? Strano soprattutto anche il fatto che non me le faccia fa diventare invisibili. Cioè, ha senso. Si vedono troppo, dice. Perché se faccio CG, CG, invece è visibile. E se divento drago? So cattiva. Too smart to be so easy. Sono troppo sveglie per essere così facilmente spaventate. Fleece was right. They really are easy to spot. Ho capito, ma se non me le fai diventare invisibili, io c'ho poco da fare. Quindi al momento non posso fare altro, eh? Diciamo dovrei diventare forse drago nel museo. Davanti a sta targa. Wife, la moglie di Lucent Battleblow. Obviously not the right draft for graves.
Lucent Butterbloom invece qua, fondatore della nobile gilda dei lavoratori del vetro. No, qua faceva soltanto aprire, ma che senso c'ha? Va bene, signori, io direi che per oggi ci fermiamo qui. Siamo andati un po' avanti, è sempre un po' un casino, non è facilissimo. Voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!